Lei è stato dirigente dell'Agenzia delle Entrate con incarichi in Friuli e in Veneto. Ora, oltre a combattere contro il metodo dell'Agenzia delle Entrate, aiuta gratuitamente gli imprenditori nella lotta contro l'agenzia. Perché ha deciso di combattere l'agenzia, no? Visto che ci ha anche lavorato, insomma? Beh, io sono uno che ha nel sangue la lotta contro le ingiustizie, quindi quando vedo qualcosa che non va, nel caso in esame è un'ingiustizia quella che ho constatato in tutti questi anni che conosco molto bene, e di solito per abitudine mia cerco di parlare di cose che so, quelle cose che so sono cose di una gravità paurosa, perché è risaputo che l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate è costituito sostanzialmente dal metodo che adesso vi dico, che è quello di minacciare di pagare 100 se uno non paga 20 o 30, supponiamo. No, ti dico, o paghi subito 20 o 30, se no ti facciamo pagare 100. Questo è lo schema centrale del metodo, che è di una gravità assoluta. Mi stupisco che finora nessuno l'abbia rilevato, questo fatto qua. Qualcuno da Orlandi l'altra sera diceva che sì, le sanzioni vengono fatte pagare così perché c'è una legge che lo prevede, però io dico che anche le leggi razziali erano leggi alle quali ci si doveva opporre. Un comportamento così grave e rovinoso per l'economia, perché non dimentichiamo, quando succedono queste cose ci sono, sostanzialmente si attua una forma di violenza. C'è violenza qui, l'attività che io definisco estorsiva è una parola grossa, però di fatto lo è così, è un'attività violenta che viene attuata soprattutto a carico delle piccole e medie imprese, quasi tutti gli accertamenti riguardano le piccole e medie imprenditori. In questi giorni se ne è lamentato perfino Mattarella, che è uno molto prudente. Ci sono 390 imprese al giorno che spariscono, e quando parliamo di imprese parliamo soprattutto dei nostri piccoli imprenditori. Io non è che dico vabbè, magari ci sarà qualche cingalese, qualcuno, ma adesso senza fare distinguo di questo tipo, il nostro tessuto produttivo, il tessuto economico è fondato sulla piccola e media impresa, è pilastro dell'economia e dell'occupazione. Stiamo segando il ramo dove siamo seduti, lo stanno segando loro, perché tutta questa operazione l'hanno fatta per portare avanti i loro privilegi, adesso stanno segandosi il ramo. Sarà un disastro generale se non pensiamo a qualcosa. Il fatto che a Rimini ci sia questo interesse, perché ci sia una partecipazione popolare anche a fronte di problemi così grossi, lo trovo una cosa giusta. Tra l'altro devo anche un po' spezzare una lancia in favore di questo popolo meraviglioso emiliano, perché io in questa mia attività di protesta, chiamiamolo così, come lei ha esordito, come mi ha fatto notare, io sono stato contattato da decine e decine, se non centinaia di persone in tutta Italia. Ebbene, le faccio una rivelazione così in anteprima, è una cosa che mi ha sorpreso, mi ha sbalordito: la maggioranza di questi sono emiliani. È una cosa che ancora adesso non so spiegarmi. Io me la spiego sotto in due modi, se vuole che gliela dico. Sì, ce la dica, ce la dica. No, allora guardi, io ho questa idea. Intanto è un popolo combattivo, con la schiena dritta, lo è da secoli, e lo sta dimostrando anche adesso, anche in queste piccole cose qua, protestando e tenendola sempre dritta sta schiena, primo. Secondo, ricordiamo che l'Emilia, lo sappiamo tutti, è la regione meglio amministrata d'Italia dal punto di vista pubblica amministrazione, ma quando la pubblica amministrazione lavora bene, colpendo dal mio punto di vista ingiustamente, in questo caso le categorie dei piccoli imprenditori, i danni che può arrecare sono ancora maggiori, quindi la sofferenza di questo popolo è ancora maggiore. Tra l'altro, poi voglio dire, spesso e volentieri vengono colpiti gli imprenditori, cioè quelli che pagano di più in termini anche psicologici, che magari poi non si riescono più a rimettere in piedi, sono proprio gli imprenditori, quelli più onesti, quelli diciamo un po' più, no, più grandi, sanno anche cavarsela un po' meglio in mezzo alle situazioni che arrivano dall'Agenzia delle Entrate. Ed è questa è la domanda, no? Appunto, quando praticamente vengono fatti degli accertamenti, no? Quali criteri usa per imputati importi spesso sproporzionali? Quindi quando vengono
queste cifre pazzesche rispetto... Il faro dell'agenzia di entrate in questi anni qua è stato quello di incassare più soldi possibile. Questo è il faro. Allora io mi chiedo che razza di faro sia e se non sia gravemente lesivo del principio di buon andamento previsto dall'articolo 97 della Costituzione, cioè essere pagati per accertare di più è come se i giudici, non so, che ne so, venissero retribuiti in base al numero di anni di galera che comminano. Beh, mezza Italia sarebbe in galera, no? Oppure se i carabinieri venissero pagati in base al numero di proiettili che sparano o di malviventi che arrestano. Del resto, le aziende vengono ferite e molto spesso uccise da accertamenti infondati, che ricordiamo sono quasi tutti presuntivi. Cosa accade a queste aziende dopo che vengono fatti questi accertamenti? Cosa accade a queste aziende? Abbiamo dei dati, ce li ho qua, di Famiglia Cristiana di 5-6 anni fa e un dato più recente del giornale di un paio d'anni fa, che dicono che l'indice di sopravvivenza delle imprese a seguito di una verifica fiscale prima era il 60%, adesso è il 55%, cioè è un massacro, è un bagno di sangue. Questa gente, mi viene da dire, lo dico ai politici, ma voi no, politici miei, voi non vi rendete conto, no? Dio perdoni voi che non sapete quello che fate, che Dio perdoni loro che non sanno quello che fanno, cioè accettare una situazione del genere di distruzione della nostra piccola impresa. Spesso anche in TV sentiamo che l'agenzia scopre evasioni milionari che poi si trasformano in importi molto minori o nulli, come il caso dell'azienda Bernardi, accusata di evasione per 200 miliardi, poi milioni, poi risulta errata, ma nel frattempo l'azienda ha dovuto chiudere. Ecco, com'è possibile che un'agenzia del governo commetta degli errori del genere? Questo tipo di errori vengono commessi in quanto nessuno risponde, cioè se loro sbagliano nessuno, va bene così, tanto va bene, primo. Poi gli accertamenti vengono fatti, sono tantissimi gli accertamenti, centinaia di migliaia di accertamenti, quindi il lavoro è enorme, si spara a casaccio, che tanto poi qualcosa si raccoglie, questa è l'ottica, no? Quella di sparare alto perché tanto si porta a casa qualcosa. E questo lo trovo illegale. Io non lo so se i politici intendono continuare in questa situazione. Guardate, cari politici, che questa tecnica, per esempio, sulle sanzioni, di ridurre le sanzioni minimo di 2/3 se il contribuente paga subito, cari politici, questa è un'estorsione bella e buona. Quello che fate è gravissimo, è assimilabile, è paragonabile alle leggi razziali, vogliamo capirlo sì o no? Che c'è gente che muore e si suicida, vogliamo capirlo, 390 imprese, piccole imprese al giorno spariscono. Io no, sono... Abbia pazienza, torno al discorso di prima, ma in caso di errato accertamento, no? Quindi, ma si pagano i danni? No. Quindi c'è non paga nessuno? Non paga nessuno. Quindi magari un'azienda che ha dovuto chiudere in seguito a una cosa del genere? Cioè... Un'azienda che ha dovuto chiudere si deve leccare le ferite e purtroppo rassegnarsi a uno stato di cose, oltre che stato, quello che sappiamo che non è sicuramente uno stato interessante, purtroppo. Se ne fosse di più stato interessante di quello che abbiamo adesso, che è uno stato veramente che fa acqua da tutte le parti, e lo dimostra con l'istituzione più potente e importante, perché non dimentichiamo che l'Agenzia delle Entrate controlla quasi tutte le imposte, le quali imposte assorbono quasi interamente l'economia, quindi quando si muove i danni che può fare sono spaventosi. Alla gente non interessa tanto, perché il discorso anche del livello di tassazione che è altissimo, d'accordo, ma io vengo dal Veneto, una realtà dove la gente lavora per soddisfazione anche se non ci guadagna, cioè, no, non è importante che gli restino quattro soldi a seguito di una tassazione feroce, va bene, accettiamo anche questa, però almeno non massacrateli in quel modo lì. Cioè, perché quando un imprenditore dice vabbè io lavoro gratis,
però quando vede a rischio un lavoro di una vita, la famiglia, vede il futuro, perché quando ti arriva un accertamento da milioni di euro, da centinaia di migliaia di euro che devi pagare, ti portano via un quinto della pensione che magari è 1.000 euro, porco demonio, ma cosa... Non mi faccia fare a me il difensore dell'Agenzia delle Entrate, perché non ne sarei la persona, ma una domanda però bisogna farla, sì. No? L'Italia è sicuramente un paese dove l'evasione è altissima, sì. Da una parte sicuramente ci sono questi poveri imprenditori, questi piccoli commercianti, sì. Aziende in difficoltà, sì. Che lì ci sarebbe altro che andarli, no, a rovinare, sarebbe semmai abbassargli le tasse eccetera, però non c'è dubbio che c'è un forte settore che ha un'evasione magari anche un pochino evoluta, ecco, quali sono i settori secondo lei e soprattutto quali sono i mezzi, cioè l'Agenzia delle Entrate cosa fa per andare a cercare questo tipo di evasione? Allora, la grossa evasione c'è dove non c'è concorrenza. Dove c'è concorrenza uno non può guadagnare e quindi evadere più di tanto. Dove invece non c'è concorrenza, negli appalti pubblici che vengono dati a prescindere dal prezzo, perché in Italia un chilometro di alta velocità costa 61 milioni. In Giappone costa 9, cioè vuol dire questi appalti, questi incarichi vengono dati a prescindere da quanto costano. Ebbene, in quelle decine di milioni si annida un'evasione enorme fatta di costi fittizi, di fatture false, quelle che bisogna andare a controllare, lì che c'è la vera evasione e lì che nasce la corruzione, non certo nelle piccole imprese. No, il barista che omette uno scontrino, no, che danni fa, poveraccio, per un euro, voglio dire, che magari ne ha spesi, ha dovuto spendere magari per danni, magari per pagare anche un po' di fuoribusta a un dipendente. Attenzione, io non sto difendendo questo fatto qua, ma non possiamo, i vigili non possono mettersi in prossimità del pronto soccorso a fermare la gente che arriva per eccesso di velocità. Perché c'è anche un problema di evasione della sopravvivenza, ma è generalizzato nelle piccole imprese. No, no. E invece l'evasione della sopravvivenza non c'è negli appalti pubblici che nessuno va a controllare, le cooperative. Qui da voi chi è che le controlla? I costi, i della politica, gli incarichi che vengono dati ai politici e ai loro galoppini. È lì che c'è l'evasione, è lì che ci sono le frodi. Ecco, l'ultima domanda è proprio sulla trasparenza, no? Qual è, cioè quanta trasparenza c'è nell'opera e nell'azione dell'Agenzia delle Entrate? La domanda era da 100 milioni di dollari. Capito, lei vuole rovinarmi, vero? No, era una domanda, me le hanno scritte. Sotto zero la trasparenza, perché l'Agenzia delle Entrate ha nel suo statuto, tra le leggi che deve rispettare, c'è anche una legge sulla dirigenza che prevede che il principale compito di un dirigente, qual ero io, sa qual è il principale, me lo dica lei qual è il principale compito di un dirigente secondo lei? Ah, non lo so, dovrebbe essere quello di verificare che tutto... Dirigere l'ufficio. No, il principale compito del dirigente, una persona geniale che io vorrei conoscere per dire quanto bene potrebbe fare all'Italia, ha messo come compito numero uno del dirigente la fare proposte al dirigente che sta sopra di lui. È una norma stupenda, perché il dirigente che sta sotto vede le cose che non vanno, si propone, fa delle proposte a quello che sta sopra e queste proposte devono essere verificate e valutate. Ebbene, l'Agenzia delle Entrate e gli incarichi che assegna, non c'è mai questa disposizione, cioè la negazione della trasparenza. E per quanto riguarda poi il mio attacco all'agenzia, attenzione, non lo faccio ai dipendenti dell'agenzia che sono in buona fede, purtroppo, perché se fossero mari in malafede uno eviterebbero di segare il ramo dove sono seduti. E quando parlo di estorsione e quando parlo di ricatti, non l'ho detto io, l'ha detto lo stesso ministro Visco, che c'è questa pratica ricattatoria quando si fanno gli accertamenti, l'ha detto lui, io adesso sto ripetendo quello che dice lui per parlare le spalle da accuse o da reazioni che è sempre lecito attendersi da chi poi si sente attaccato, come stiamo facendo adesso. Grazie.
Barchenet, una piattaforma multimediale a 360 gradi. News, web TV canali tematici, web TV live 24. Per la vostra pubblicità telefonate al 0722 71 0007 oppure scrivete a info@marchenet.tv.